Vi ritrovati sul mio canale Mikal, io sono Michele e oggi sono felice di aver realizzato questo video perché ho avuto l'opportunità, grazie nuovamente a Kodak, di poter realizzare un video riguardo a un altro dei loro prodotti. Perché dico altro? Perché per chi non lo sapesse, ho già recensito un prodotto di questa azienda qui sul mio canale, ovvero la Kodak Mini Shot 3 Retro. Una camera istantanea molto bella e soprattutto molto utile. Come è utile questo oggetto di cui vi parlerò oggi, ovvero una stampante compatta che si chiama, eh, ve lo dico subito, Kodak Instant Dock Printer. L'avvicino come sempre alla fotocamera del mio eh, dispositivo. Come potete vedere io ho una mano molto grande, ma devo dire che posso tenerla con una mano, è compatta, potete portarla con voi in viaggio e vi darà la possibilità di poter stampare delle foto. Come? basterà andare a collegare il vostro iPhone uh, o uh, se avete un Android qualsiasi tipo di, insomma, di, di smartphone Qui, ma ve la farò vedere meglio dopo, e potrete stampare delle foto in formato 10x15 o meglio 100 mm x 148 mm. Quindi grossomodo simile a quelle che sono le foto che il vostro fotografo di fiducia eh, vi eh, stamperà. Quindi la possibilità di poter stampare una foto quando ne avrete eh, necessità, insomma senza dover prendere la macchina e andare a cercare un fotografo, insomma è di una comodità. Unica, un prodotto che mi ha stupito tantissimo, sinceramente adesso che l'ho provato non ne posso fare più o meno, ed è uno di quei prodotti che secondo me è ottimo per farsi un regalo o per fare un regalo in determinate occasioni, anche perché non è il classico regalo, ma è molto, molto, molto particolare e soprattutto molto utile. Eh, la foto per me è molto importante, infatti chi mi conosce lo sa, io sono un appassionato di fotografia, anche se non sono un professionista, e a tal proposito mi piace citare una frase di Bresson nel quale diceva che la fotografia può Fissare l'eternità in un attimo. E quindi, come sempre, andiamo a scoprire questa uh, mini stampante che uh, poi vi farò vedere come funziona grazie anche a un'applicazione che devo dire um, si chiama Kodak um, Photo Printer, È molto particolare. Dovete pensare che in una settimana sia. Ha... Si è aggiornata già tre volte quindi questo per far capire quanto Kodak, ehm, quanti impegno, insomma, mette l'azienda eh, nel supporto anche ai aggiornamenti, che è molto importante. Ma beh, stiamo parlando comunque di un'azienda molto seria, di una multinazionale storica nel campo della fotografia. Eh, e quindi, come sempre, basta chiacchiere e andiamo a scoprirle insieme dopo la sigla. E allora, come sempre vi faccio vedere che cosa c'è all'interno del packaging. Per prima cosa vi faccio vedere come si chiama il prodotto, Kodak Instant Dock Printer PD460, ma metterò il link in descrizione per chi desiderasse acquistarlo. Eh, andiamo a vedere alcune delle caratteristiche tecniche più importanti, come il fatto che le foto vengono stampate in formato 10x15, o meglio 100x148, 4x6 pollici e... Uh, abbiamo un peso della uh, stampante di circa 760 grammi quindi non è poi nemmeno così pesante considerando quello che riesce a fare come poi vi farò vedere abbiamo un manualetto di istruzione abbiamo chiaramente quella che è la nostra eh, stampante questo come adesso vi farò vedere è l'alloggiamento della carta delle foto e poi all'interno del packaging abbiamo anche l'alimentatore con l'attacco per andare ad attaccare la nostra stampante al muro ebbene sì perché per poter funzionare è necessario chiaramente attaccarlo a una presa di corrente e, e poi abbiamo anche questo piccolo adattatore eh, Type-C Lightning che dopo vi farò vedere come funziona allora eh, per prima cosa questo è l'alimentatore, semplicemente va attaccato questo cavo in questo modo e poi diciamo, questa monopresa va chiaramente attaccata al muro. Questa invece è la nostra stampante e vi faccio vedere sin da subito come qui dietro vi è l'attacco per uh, l'alimentatore. Questo chiaramente ci servirà poi per andarla ad accendere. Mentre nella parte frontale andremo ad, come potete vedere c'è questa sorta diciamo, di uh, fessura che noi um, apriremo e qui dentro metteremo questo accessorio. Il tutto funziona semplicemente ad incastro. Appena sentirete lo scatto vuol dire che l'accessorio si è inserito nell'apposito alloggiamento. Questa parte anteriore si può sollevare. E questo è molto importante perché qui noi andremo a mettere questi che non sono altro che i fogli dove poi la foto verrà stampata. Ricordatevi che la parte lucida va messa nella parte superiore. A questo punto, dopo che abbiamo allineato i fogli, andiamo ad chiudere il nostro cassettino. Per quanto riguarda la stampante, eh, ha un eh, lato pulito, abbiamo soltanto questa sorta di fessura perché, perché all'interno vi è la cartuccia. Praticamente premendo questo pulsantino, noi potremmo in maniera molto semplice andare ad estrarre la cartuccia e poi la potremmo chiaramente reinserire qui all'interno. Appena sentiremo lo scatto, vuol dire che la cartuccia sarà inserita correttamente. E questo invece è il, il pulsante, il classico pulsante di accensione che dovremmo tenere premuto affinché la stampante si accenda. Mentre nella parte eh, superiore abbiamo questa sorta di attacco Type C, perché come vi faccio vedere, la stampante permetterà di poter scegliere tramite l'applicazione Kodak Photo Printer delle foto che noi abbiamo all'interno del nostro smartphone. Smartphone che dovrà essere agganciato all'interno di questo attacco di tipo Type-C, e come potete vedere, abbiamo questa sorta, diciamo, di piano. Che permetterà allo smartphone di rimanere in questa posizione in maniera stabile, e potremo ovviamente ricaricarlo e allo stesso tempo scegliere la foto che poi dovremo andare a stampare. Sì, possiamo attaccare anche l'iPhone grazie a questo accessorio contenuto all'interno del packaging, accessorio che va attaccato semplicemente in questo modo. E poi qui vi è l'attacco lighting dove metteremo il nostro iPhone. Questa parte è fondamentale che sia libera, quindi quando noi andiamo a appoggiare la stampante su superficie non dobbiamo appoggiarla al muro, perché la foto uscirà in un primo momento per ben quattro volte da questa fessura, perché subirà un processo grazie a una tecnologia che si chiama forpass pass proprietaria di Kodak, un processo poi di laminazione, di protezione, dove la foto subirà quattro passaggi, quattro strati di nastro che la renderanno poi impermeabile e resistente ai brani digitali e la renderanno una foto resistente davvero. Durerà praticamente 100 anni, eh, ma quando poi i quattro uh, passaggi saranno completati, come vi farò vedere, poi la foto alla fine uscirà dalla parte anteriore. Questo è un pacchetto eh, che ci dà la possibilità di poter stampare ben 80 foto. Vi faccio vedere brevemente che cosa c'è all'interno, perché all'interno, eccolo qua, troveremo due cartucce. E troveremo questi pacchetti di fogli che poi andremo a inserire nell'apposito alloggiamento. Molto spesso ci sono delle promozioni, diciamo che la stampante si aggira intorno ai 150-160 euro, mentre se noi la acquistiamo insieme alle cartucce si aggira intorno ai 170-178 euro, insomma quindi conviene acquistarla insieme alle cartucce. Prima di farvi vedere come funziona la stampante, venite con me perché vi voglio fare vedere qualche scatto che ho effettuato con la mia fotocamera professionale in alcune location della mia zona. Ho scattato diverse foto perché volevo capire la qualità di stampa rispetto a quella che è la classica fotografia stampata dal nostro fotografo 10x15. Vi dico subito che la qualità è eccezionale e anche l'ottimo rapporto qualità-prezzo fa di questa stampante un passare. Perché? perché ehm, ogni foto costerà all'incirca 30 centesimi, però considerate che potremmo stamparla da casa, quindi questa è una grande, grande comodità. Quindi ho scattato diverse foto ehm, per cercare diciamo, di eh, prendere più tonalità di colore possibile e quindi adesso andrò a mettere nel mio smartphone e poi andrò ad effettuare una stampa. Vi faccio vedere velocemente come funziona l'applicazione. Dopo aver scaricato Kodak Photo Printer basterà collegarla tramite i prodotti al nostro smartphone, scegliere una delle foto presenti nella nostra galleria e potremmo cambiare la luminosità, scegliere tra svariati filtri e potremmo anche scegliere tra numerose cornici che sono presenti all'interno dell'applicazione e applicarle in fase di stampa potremmo anche creare dei collage e tanto altro a questo punto vi faccio vedere come stampa la nostra stampante quindi per prima cosa andrò a prendere una foto in questo caso utilizzerò questo treno turistico perché vi sono diverse tonalità di colore e andrò a cliccare su stampa importante il fatto che la stampante deve avere uno spazio sia nella parte anteriore che posteriore, perché come vi farò vedere, la foto non farà altro che uscire prima nella parte posteriore e poi verrà rilasciata a fine processo nella parte anteriore. Questo perché? Perché la foto subirà quattro processi, ovvero sfrutterà quella che è la tecnologia 4 pass di Kodak Photo Printer, dove in un primo momento verrà applicato il giallo, come potete vedere, e quindi la foto eh, passerà. Eh, sia nella parte anteriore che adesso uscirà come potete vedere nella parte posteriore poi verrà applicato il magenta e poi il ciano infine vi sarà un processo di laminazione di protezione questo fa sì che la foto eh, grazie a questa tecnologia sarà resistente alle impronte digitali sarà resistente eh, fino a 100 anni sarà resistente anche a quella che è eh, l'acqua quindi davvero una mh, foto che durerà tantissimo nel tempo adesso siamo nella fase finale quindi nella fase di protezione quindi questo passaggio di laminazione e alla fine la foto come potete vedere verrà rilasciata nella parte anteriore a questo punto vi faccio vedere insomma ehm, come è venuta la foto ma devo dire che bisogna vederla da vicino vi sono questi due bordi laterali che eh, sono preimpostati per essere tolti facilmente, come potete vedere, basta piegarli e eh, si toglieranno in maniera molto semplice. E questi sono alcuni scatti che ho effettuato precedentemente e che poi ho stampato con la mia stampante. Come potete vedere, la qualità è molto elevata. Eh, sembra quasi di avere tra le mani una vera e propria cartolina davvero mi ha stupito tantissimo la qualità di questa foto spero che questo video vi sia piaciuto vi chiedo come sempre di mettere mi piace, di condividere il video e soprattutto di iscrivervi al canale per supportarlo un saluto da Michele e dal canale Mikal arrivederci a un prossimo video